La mobilità è senza dubbio uno dei problemi principali dei pazienti affetti da sclerosi multipla, forse è il problema. E sostanzialmente noi oggi sappiamo, ci sono tutta una serie di dati che ci indicano che la mobilità va ad inficiare la qualità di vita complessiva del paziente. C'è stato fatto recentemente, ci sono i dati preliminari in tal senso, uno studio in cui appunto viene correlata la mobilità e la qualità della vita, ma soprattutto l'impatto che il farmaco Fampira può avere sul miglioramento di questi due outcomes che sono strettamente correlati fra loro. 5 centri in Italia hanno partecipato a questo studio, che in realtà era multicentrico, è stato fatto a livello mondiale e ha arruolato centinaia di pazienti. Fra i 5 centri c'era anche il nostro centro dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, e noi abbiamo toccato con mano i miglioramenti sia della mobilità, che poi hanno avuto un riverbero sulla qualità della vita dei pazienti, grazie appunto all'utilizzo di Fampira. Lo studio adesso è terminato, è concluso, i pazienti che sono risultati rispondere al farmaco continuano a ricevere Fampira, e devo dire che l'effetto è anche sostenuto nel tempo, ma soprattutto, se posso aggiungere una nota diciamo che è caratteristica del nostro centro, noi siamo andati a studiare anche l'equilibrio di questi pazienti e ci siamo accorti che sicuramente Fampira migliora la mobilità, ma che può essere anche un farmaco in grado di migliorare l'equilibrio. Questa è una nostra area di expertise e quindi aggiungiamo un ulteriore elemento a supporto di questo trattamento che potrebbe essere sicuramente esteso a un più ampio numero di pazienti.